Siamo qui con Pasquale Almirante, nostro collaboratore da molti anni e molto amato dal nostro pubblico. Pasquale Almirante è un giornalista e scrittore, collabora con diversi quotidiani e periodici nazionali e negli ultimi anni si è dedicato anche alla scrittura. Ha scritto già dei libri, l'ultimo dei quali è quello che stiamo andando a presentare, Il bandito e Margherita, che segue di pochi anni il grosso saggio che si intitola Da Pasquale a Giorgio Almirante, nel quale descrive la storia della sua famiglia a partire dal 1700 fino ad arrivare ai nostri giorni. Il bandito e Margherita invece è ambientato in Sicilia ed esattamente in provincia di Catania, in un piccolo paese che si chiama San Como, negli anni 50, e racconta una storia vera, una storia di briganti, ma anche di amore, di sesso e di efferati crimini. Ecco, siamo qua per farci raccontare come è venuta l'idea e di che cosa tratta questo romanzo. Tu inizi il tuo libro con l'arrivo a San Como, che è un paese in provincia di Catania, e di due grandi personaggi, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore del Gattopardo, e Vincenzo Musco, che in realtà è lo pseudonimo di Giacomo Etna, allora un grande scrittore, un grande giornalista della Sicilia. Come mai tu hai voluto inserire nel tuo romanzo la figura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa? Cioè, in effetti tutto sorge dal capitolo quinto del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, il quale fa nascere Padre Pirrone a San Como. Allora, il problema che mi sono posto è questo qua: come mai Tomasi di Lampedusa fa nascere Padre Pirrone a San Como, un paese in provincia di Catania, dove addirittura viene anche Leonardo Sciascia per capire com'è questo paese? E quindi ho iniziato a fare delle ricerche storiche e anche letterarie e di cronaca, ricordando che nel 52 a San Como ci fu un fatto di cronaca terribile: furono trovati due mafiosi uccisi a colpi di lupara nel 52. Tieni conto che Tomasi di Lampedusa scriveva il Gattopardo fra il 50, cioè stava scrivendo in quel periodo, nel 52, il Gattopardo. Quindi ho pensato che sicuramente avrà sentito parlare di questo delitto, anche perché ne parlarono tutti i giornali a livello nazionale, anche il Corriere della Sera. E quindi, incuriosito da questo fatto, da questi fatti di cronaca, abbia scelto San Como per farci nascere Padre Pirrone. Infatti, se si legge il romanzo, ci sono alcune cose che sono singolari. Intanto la descrizione del paese, che quasi corrisponde al nostro San Como, che è in collina, che ci sono i venti, e che ci sono questi animali che girano per il paese, animali domestici che girano per il paese, eccetera. E poi c'è un'altra considerazione che ho fatto, perché mentre scriveva il Gattopardo, lui lo scriveva a Capodorlando. Capodorlando è a pochi chilometri da Naso, dove si venera il Santo Como, che è lo stesso santo che si venera a San Como. E quindi ho pensato che questa poteva essere una ragione per cui appunto il Lampedusa avesse scelto San Como per farci appunto nascere Padre Pirrone. Ho fatto la ricerca e ho scoperto che nel 52 ci furono queste efferate delitti. A parte questi due mafiosi uccisi trovati al bivio Gigliotto, e poi tutta un'altra serie di delitti collegati tutti a delle bande che tra la fine della guerra e gli anni 53-54 forreggiavano nella zona. Tiene conto anche che in quegli anni si è il processo alla banda Giuliana a Palermo. Quindi tutta una serie di coincidenze che mi inducono a fare ricerche e a capire cosa stava succedendo in quella zona fra Mazzarino, Butera, Niscemi e San Como, cosa stava succedendo e che banditi questi qua fossero. E quindi mi sono messo a ricercare e ho capito, ho trovato queste storie che sono, se da un lato sono efferate, bruttissime, terribili, dall'altro lato hanno anche così un aspetto, diciamo, descrittivo della zona, della povertà, della miseria che c'era e di quello che la Seconda Guerra Mondiale lasciò. Perché oltre a lasciare macerie, a lasciare fame, a lasciare miseria, a lasciare molte donne vedove, lasciò anche un territorio distrutto.
ci sono nel libro svariate figure femminili. Queste figure femminili sono persone molto libere, quasi degli antesignani del femminismo moderno. Era così davvero? Queste donne erano capaci di avere questa autonomia, capaci di esercitare la loro libertà anche sessuale? In effetti, un personaggio in modo particolare, Margherita, la donna del bandito, del protagonista, diciamo così. Questa qua in effetti è un personaggio andesignano del femminismo, anche perché mi sono ispirato a un personaggio realmente esistito e realmente descritto nella cronaca, una certa Carmela di Dio, la quale non solo indossava i pantaloni, ma voleva fare addirittura una banda di sole femmine, cioè per dire che le femmine, se vengono educate all'uso delle armi e delle bestie da soma per cavalcarli, eccetera, per fare quindi le banditesse, riescono a farlo, cioè hanno tutte le capacità dell'uomo. Pensiamo al 52, quando ancora la donna, come dire, era doveva servire solamente a fare figli, a fare i lavori domestici e basta, non interessasse di nulla. Queste qua sono donne, soprattutto Margherita, che hanno un certo cipiglio autonomo e che riescono anche, come dire, a condizionare tutta la storia. Però c'è anche... Tiene conto un fatto, questo lo voglio dire perché è interessante, che questa Margherita, mi sono ispirato alla Margherita del Fausto di Goethe. Il fratello infatti si chiama Valentino e viene salvata dalle grinfie della giustizia, perché in effetti è stata la donna di un bandito, viene salvata grazie all'intervento di un grande scrittore come appunto Tommaso di Lampedusa. Ecco, c'è anche molto sesso in questo. C'è molto sesso perché d'altra parte se tu vedi i film o i romanzi che si scrivono in questo periodo, insomma il sesso come anche la violenza sono dati, come dire, reali nella letteratura, oggettivi, e sono molti che si intrattengono. Io non mi sono intrattenuto per il piacere, ma anche per dire, per esempio, alcune scene di efferatezza fino a se stessa, no? Per dire che quando un bandito è mascalzone fino in fondo, anche quando uccide una donna indifesa, e quindi è bene che il lettore capisca fino a che punto arriva la ferocia e la crudeltà. La crudeltà di un uomo e quindi la sua ferocia. Comunque è vero che il sesso accomuna tutti in questo libro, sia i ricchi che i poveri, è assolutamente verticale, dà che... tutta una possibilità, sia alla baronessa sia alla povera contadina. Anche perché la baronessa scopre se stessa, quello che lei è, attraverso una ragazza e attraverso anche un bandito. Non svegliamo troppo perché lasciamo ai lettori, anche perché le condizioni dell'epoca tendevano anche appunto a inibire la donna nelle sue capacità, nei suoi desideri, nelle sue aspirazioni. Perché tanti personaggi in questo libro? Non ne potevi scrivere due, tre con tutti i personaggi? Mi pare che siano una quarantina di persone. Non credi che questo possa anche creare una forma di confusione all'interno del lettore? Io ho congegnato questo romanzo perché ne devo farlo corale, cioè con la presenza di molti personaggi, a parte i banditi, i familiari dei banditi, tutte queste donne, e poi i sequestri di persona, come vengono fatti, chi sono questi personaggi che vengono rapiti e quindi che vengono sequestrati, e quindi c'è bisogno di capire con chi stiamo parlando, in che zona siamo, che personaggi sono, come la pensano e come è combinata la... Questo libro, Il bandito e Margherita, che conta quasi 270 pagine, è edito da Bonanni, Riace Ideale, e si può trovare in tutte le librerie al costo di 20 euro. Ma sappiamo che questo testo si può anche comprare su Amazon, quindi ci sarà la possibilità di poter, per chi non lo trova nelle librerie, di poterlo trovare. Quindi basta digitare su Google Il bandito e Margherita e poi andare su Amazon e poterlo acquistare. Io lo consiglio perché è un libro molto bello, profondo, che racconta tante cose che hanno attraversato il nostro passato, perché alcuni atti purtroppo di violenza continuano a ripetersi anche oggi, però quelli rimangono fissi nella nostra memoria. Grazie a tutti per l'ascolto.